Ciao amici di Prova Vino, benvenuti. Partiamo subito con il raccontarvi il vino e l'azienda che lo produce. Il Girapoggio, azienda giovane, nata nel 2003, siamo nelle colline torinesi, zona magari meno conosciuta, ma non per questo non capace di dare vini di assoluta piacevolezza. Per l'appunto, Girapoggio 2003, colline torinesi. Cosa abbiamo in questo areale? Abbiamo delle zone marnose e un po' calcaree. Abbiamo piantato la Barbera è femmina, si suole dire, 13 gradi e mezzo di volume alcolometrico, abbiamo un'annata che è la 2019, molto classica per quello che concerne l'areale piemontese, anzi sarà anche un'annata molto bella in modo di vedere sotto tutti i punti di vista. È un vino che consigliamo di servire intorno a una temperatura di 14-15 gradi. La Barbera è un varietale che ha tanta acidità e un bellissimo corredo di frutta scura. Troppo fredda andremo a non valorizzare quello che è il vino, troppo calda però andremo un pochettino a far uscire un pelo l'alcol, se vogliamo. Quindi diciamo 14-15 gradi è perfetto. Per quanto concerne la conservazione, ambiente umido, scuro e che non abbia sbalzi di temperatura. È un vino che può andare avanti sicuramente 2-3 anni, andando anzi forse a migliorare quello che è il suo corredo gustofattivo. Quindi consigliamo di prenderne magari un paio di bottiglie. Una potete berla per goderla subito e una potete anche provare a aspettare un paio di anni per vedere un po' come va a evolvere. Il vino si presenta come da Barbera vuole, con una bella carica cromatica, abbastanza piena, bella limpidezza, un vino che gioca su una parte rubino, tipica della sua gioventù. La parte olfattiva ci parla del vitigno, ci parla della Barbera, quindi con questa succulenza a naso, questa giovialità di frutto, questo frutto turgido, questo frutto anche un po' più scuro, di prugna, di mora gelso, questo corredo olfattivo che ci parla anche di una parte floreale, viola, violetta. Vino che fa soltanto acciaio, pensate, quindi è un vino pensato per esaltare la tipicità del vitigno, della Barbera. Non vuole andare in sovrastrutture, vuole far parlare gli aromi primari del vino, quindi come abbiamo detto, la parte relativa al frutto croccante, la parte relativa al fiore. Abbiamo comunque una leggera nota quasi di albicocca, pensate. Vino che ci invoglia ad andare al sorso e noi ci andiamo. Barbera ha sempre tanta acidità e questa non fa eccezione. Acidità sempre legata a questa parte fruttata. A parte di palato ci parla, oltre che della frutta scura che sentivamo nella zona olfattiva, quindi oltre che la prugna, che la mora, parla anche di piccoli frutti rossi come il ribes, la fragolina di bosco, ci va a parlare sempre di questo corredo floreale. Andiamo a sentire anche delle note relative alla parte balsamica, quasi di mentolo, mentuccia se vogliamo. Arriva anche qui una parte un po' agrumata che può essere conducibile all'arancia. Vino agile e scattante al sorso. Parte alcolica davvero molto ben integrata, vino preciso e pulito. Vino che possiamo abbinare avendo questa acidità, avendo questo slancio anche a prodotti un po' più grassi. Pensate alle lasagne che giocano tutta sulla tendenza dolce della bechamel, del ragù di carne, quindi questa acidità che pulisce molto bene questo piatto. Possiamo abbinarlo anche a un ragù un po' più lavorato, delle tagliatelle ragù di capriolo, per dare un esempio. Possiamo pensarlo con un secondo piatto, una classica tagliata a rosmarino, molto piacevole, che ha questa succulenza indotta che viene pulita via da questa bella freschezza. Il tannino è proprio croccante, maturo, un tannino che è molto pulito, che si fa leggermente sentire, puntella il sorso. Quindi abbiamo detto vini che hanno una bella grassezza, una bella tendenza dolce, che sono atti a questa Barbera di bellissima piacevolezza e giovialità. Ora che avete provato i vini selezionati, non dimenticatevi di compilare la scheda di valutazione in base alle vostre impressioni e di postarla in Instagram con i nostri hashtag sommelier per un giorno e provavino.com. Alla prossima degustazione!